Madexpo 2013 a Milano, il gruppo 24 ore presenta Pillole di architettura, tema di quest'anno il temporary. Professore, ci ha parlato di un temporary che storicamente è diventato qualcosa di stabile, si vede alla Tour Eiffel, è sempre un sinonimo di successo, è un assioma quello che noi abbiamo percepito dalle sue parole? No, non è un assioma, perché per esempio nel caso della Tour Eiffel è stato abbastanza un caso, cioè non era stata pensata per quello, però lo è diventato. Io l'ho citato proprio nel senso che possono avvenire questi casi. In altri casi nella progettazione si può già pensare a un utilizzo successivo, a un altro utilizzo, o al minimo a uno smaltimento che permetta degli altri usi, perché già questo rende più stabile e più duraturo soprattutto il consumo delle risorse. E nel progetto, e io sono un fautore del progetto, se nel progetto io mi pongo come vincolo e come obiettivo degli elementi sia di massima temporaneità ma anche di massima durata, posso studiare delle soluzioni che altrimenti non penso, perché vado a un consumo temporaneo e basta. Insomma, è un problema di atteggiamento, un po' come il criterio della progettazione inclusiva, for all. Se io so prima che posso progettare delle scale accessibili, degli ascensori accessibili, dei bagni accessibili, io risolvo un problema a monte a un costo minore e do uno spazio maggiore anche al target di chi usufruiscono una certa struttura, un albergo per intendersi. E questo perché se nel progetto ce lo diamo come obiettivo e o come vincolo. E in questo senso sì, può diventare un modo di lavorare, deve diventare un modo di lavorare. Proprio partire dal progetto per la definizione degli elementi d'arredo, di quelli che saranno appunto l'allestimento delle unità immobiliari di Expo Village, il processo che è stato fatto è stato proprio quello di smontare e rimontare, come una sorta di Lego, come una sorta di abaco di costruzioni, tutti i singoli elementi d'arredo, proprio per ricondurli alla loro, come dire, natura funzionale principale. Questo in ragione del fatto che abbiamo preso in considerazione che cosa era stato fatto prima e quindi ricondotto invece alla materializzazione estrema, cioè la riconfigurazione di elementi assolutamente standard, e che in realtà noi, attraverso un processo di asciugatura del linguaggio, quindi di smaterializzazione, abbiamo smontato per tentare di rimontare in qualche modo in quello che abbiamo ritenuto essere il possibile assetto definitivo. Quindi, come dire, un percorso di passaggi che però ha il fine anche di essere espressione di un linguaggio, perché in realtà poi il fine era comunque quello di ribadire anche il tema di un linguaggio formale, che era quello appunto della smaterializzazione. L'operazione di dematerializzare è una specie di smontaggio mentale, naturalmente. Noi spogliamo la fisicità della sua parte materica, così dentro ci vediamo quella che è l'anima e l'essenza. La interpretiamo come un piccolo palco, o grande, non importa, palcoscenico, lo innerviamo con un sacco di strumenti che abbiamo, anche prendiamo dal marketing sensoriale, dal marketing emozionale, e mettiamo in scena, mandiamo in onda una visione e un vero canovaccio mentale o cartaceo, non importa, che costruisca l'atmosfera e la storia che quello spazio poi narra. Lo facciamo però in modo che coinvolga tutti i sensi di chi lì ci passa o ci sta o si ferma, e lo facciamo tanto bene che se ci passa noi lo facciamo fermare. Una volta che si è fermato, lo spazio, se è davvero costruito in questo modo, pulsa, è vivo e apre una conversazione con te. E se lo spazio conversa con te, tu te lo ricordi. Dentro ti lascia una traccia, poi è la traccia che fa amare e fa anche tornare il visitatore, consumatore o cliente che sia. Quindi proprio diciamo che questa è la scaletta che costruisce il canovaccio, che è il copione di partenza per la narrazione.